Accanto a me l'autore del libro Giuseppe Tripodi con la Ierofani. Buonasera. Buonasera. Eccoci. Complimenti per il libro, un libro molto importante, un certo spessore culturale. Vediamo, poi lo vedremo i direttori cosa dicono, dai. È un libro che ha uno spessore narrativo molto importante in cui si intrecciano diverse storie. Ne vuole parlare? Ma sicuramente si intreccia la storia della mia generazione, quindi dei miei coetanei, per così dire, i miei compagni di studi, i compagni di lotta politica anche, con la storia, con la grande storia, con la storia nazionale, con la storia, perché in qualche maniera allora sognavamo e comunque ci immaginavamo di non essere isolati a merito, di non essere isolati nella Calabria, ma di essere inseriti in un movimento più grande, quindi che guardava all'Italia, che guardava anche al mondo, quindi sicuramente è questa è la dimensione fondamentale, quindi la microstoria, la storia dei singoli con la storia grande, con la storia con la S maiuscola. Nel libro ci sono delle pagine splendide in cui tratteggiano la bellezza, l'amore della Calabria. Eh sì, la Calabria, gli uomini sono come gli animali, in qualche maniera subiscono l'influsso dei luoghi nei quali crescono, degli uomini con i quali stanno vicino, e quindi sicuramente ho cercato di riprodurre questo habitat, per così dire, nel quale mi ero formato. E poi ho cercato di riprodurlo in una lingua in cui il calabrese c'entrava molto, la lingua calabrese c'entrava molto, perché secondo me è una lingua molto ricca, molto bella, molto poetica, molto musicale, e quindi ho cercato di inserire anche questo nel libro. Parliamo proprio di questo, come mai ha deciso di inserire il dialetto calabrese? Perché il dialetto calabrese è stata la mia prima lingua, io sono stato un parlante calabrese prima, poi andando a scuola abbiamo imparato la seconda lingua, che è l'italiano, però come dicevo prima, in qualche maniera eravamo costretti a tradurre dal calabrese in italiano, poi piano piano l'italiano ci ha appassionato, perché è una bella lingua sicuramente, è una lingua letteraria, riconosciuta come tale in tutto il mondo, quindi, e poi mi sono mosso sempre su questi due piani, il piano dell'italiano, anche colto, insomma, il piano del calabrese, e ho cercato di farlo intersecare nel libro. Prima parlavamo anche di conservare la memoria di quello che è stato in passato, e questo può essere anche un vostro obiettivo che volete insomma tramandare attraverso il libro alle persone che lo leggono. Certo, perché purtroppo la Calabria nella quale noi siamo cresciuti e che noi ricordavamo bene, perché era la Calabria di quando eravamo giovani, quindi quando uno è giovane si accontenta di poco, quindi si entusiasma anche, non esiste più. E quindi si tratta, come diceva Corrado Alvaro, della Calabria in genere, di trarre il maggior numero di memorie possibili. Io ho cercato di riprodurre il maggior numero di memorie di questa zona, di Melito, dove io ho studiato quando ho fatto le scuole medie, le scuole superiori, e poi dove ho vissuto fino al 1971, quando poi, dopo che mi sono laureato, sono andato via. Quindi per me Melito è come Parigi o come Roma, insomma, ha la stessa importanza, perché era un luogo dove si discuteva, dove c'erano le scuole, c'erano i libri. Parliamo anche dei personaggi che insomma vogliono far rivivere le atmosfere del Partito Comunista, del Partito appunto Socialista. Ma qui io ho cercato anche di introdurre, non è un mattone politico, insomma, non è un libro che fa propaganda politica, ho cercato anche di introdurre un elemento, quello dell'ironia, perché quando uno fa politica pensa che sia una cosa, come dire, importante, e invece anche ci sono anche dei risvolti comici nella politica, e io ho cercato di riprodurli perché mi sembra una cosa importante questo, perché oramai, come dire, i grandi ideali non ci sono più, e allora io ho cercato di scoprire anche gli aspetti, per così dire, non politici che c'erano
nella politica di allora, insomma, non gli aspetti comici, gli aspetti ironici, perché poi di questo si trattava, quindi un approccio appunto ironico, perché purtroppo la storia politica di oggi è molto misera rispetto a quella nella quale io mi sono formato. Molto spesso si parla anche di legalità, un concetto molto riduttivo. Secondo lei la terra di Calabria ha bisogno di essere democratica ancora per poter far rivivere il bel tempo che è passato? Guardi, non è una domanda insidiosa la sua, è una domanda con la quale non mi voglio misurare. Dai, lo facciamo un'altra volta. Al prossimo incontro, allora. Bene. Okay. Prossime pubblicazioni? Adesso dobbiamo smaltire questo. Complimenti ancora e alla prossima, allora. Grazie, siete stati gentilissimi. Grazie.